avventurieri, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alessia e qui siamo sul mio canale Alessia Adventure. Per oggi faremo una cosa molto buffa. Ho intenzione di trasformare Marco in un hobbit. Esattamente proprio uno di questi qua. Ci riuscirò? Non lo so ancora, ma lo scopriremo insieme. Marco è al corrente di tutto ciò? Ovviamente no, dopo che avremo preparato tutto glielo diremo, così lui si arrabbierà un pochino, che è sempre divertente. Ma prima di cominciare iscrivetevi al canale e accendete la campanella, perché noi avventurieri più siamo più ci divertiamo, quindi facciamo diventare questa famiglia sempre più grande. E seguitemi anche su Instagram e TikTok per contenuti diversi che non si trovano su YouTube. Allora, il piano è questo: ho comprato la carta quella con le bolle che si usa nei traslochi per non far rompere le cose. La andremo a colorare e dipingere con questi colori a tempera, in modo da farla diventare super colorata, esattamente come un pop-it. Dopo aver fatto tutto ciò ed aver aspettato che i colori si siano asciugati, chiameremo Marco e glielo avvolgeremo intorno e dopo lo porteremo in giro e ogni tanto lo potremo poppare come un pop-it. Vediamo cosa ne viene fuori. Cominciamo subito. Allora, ho preparato tutti i nostri attrezzi: un bicchiere d'acqua, questo qui per metterci i colori dentro, tutti i nostri colori e i pennelli, anche se mi sono appena resa conto di essere stata un po' una sciocchina perché ho dimenticato a comprare un pennello più grande e così davvero non so quando finirò. La prima cosa da fare è ricoprire il pavimento o la base sulla quale stiamo lavorando con un qualcosa che va bene se si sporca e se si rovina, perché non vogliamo di certo andare a dipingere il pavimento facendo poi arrabbiare la nostra famiglia, giusto? Quindi io ho scelto di prendere questo giornale qui, che è un giornale vecchio. Così dovrebbe bastare. Andiamo ad aprirci questa di sopra. Vado a colorare dal lato liscio, non dal lato delle bolle, perché ho paura che se coloro dal lato delle bolle poi finirò per renderle dure e non scoppieranno più. Ok, direi di cominciare a colorare questa prima parte. Comincio col blu scuro. Io ho seriamente paura che con questo pennello non finirò davvero più, ci metterò ore per finirlo tutto. Quindi ho deciso di provare un nuovo metodo, ovvero prendo della carta, dei tovaglioli, qualcosa, ci metto il colore sopra e vado a tamponare. Speriamo che funzioni. Direi che come metodo è più veloce, anche se si spreca molto più colore. Dopo il blu direi di passare all'azzurro. Passiamo al viola mischiando rosso e blu. Passiamo al rosso. È il turno dell'arancione. Adesso giallo e infine verde. Mani sporche, tutti i jeans sporchi. Voi non fate come me, mettetevi qualcosa che potete sporcare. E adesso vi faccio vedere il risultato finale. Si parte dal blu, azzurro, viola, rosso, arancione, giallo, verde chiaro e verde scuro. Adesso non ci resterà altro da fare che aspettare che si asciughi del tutto. Ragazzi, finalmente si è asciugato, ci ha messo più tempo del previsto. Per fortuna però è riuscito ad asciugarsi prima che Marco tornasse a casa. Adesso è appena tornato, ma l'ho bandito nell'altra stanza. Ah, guardate qui, si può toccare, non macchia. Adesso non ci resta altro che avvolgerglielo intorno e vediamo il risultato. Marco, puoi venire un attimo? Sì? Vieni un attimo. Chiudi gli occhi. Dammi la mano. Regalo per me? No, no, meglio di no. Tieni gli occhi chiusi? Sì, li tengo chiusi. Cammina, vieni. Non so se avere paura o altro. Vieni, vieni, ok, rimani qua. Apri gli occhi. Cartapesta. Un arcobaleno. Sembra una bandiera multicolorata. Bella. Bandiera o un arcobaleno? Bella, brava. Grazie, ti piace? Sì. Sai a che serve? No. Diventerai un pop-it gigante.
così. Cominceremo dai piedi. Ok, cominciamo, cominciamo ad avvolgersi tutto. Tu non potrai più muoverti neanche un pochino. Ecco perché c'è tutta casa sporca di pittura. Sì. Ma pulisci tu, vero? No. E chi pulisce? Tu. Sembra che ho la gonna. Proseguiamo, proseguiamo. Devo ammettere che questa tua idea mi piace. Di solito le tue strambe idee mi fanno paura, ma il pensiero di potermi buttare a terra e fare Dai, mi piace. Sì, però lo puoi fare dopo, non adesso. Ok. Ma perché le mie idee sono sempre belle. Sì, ma già sto sentendo caldo. Mamma mia. Ottimo per l'inverno. Ha le mani fuori. Dovevano essere dentro. No, no, non mi piace così. Le mani devono essere dentro. Ma poi non mi posso muovere più. Appunto. No. Quello che voglio io. No, e poi come faccio Poppit? Non lo fai tu, lo faccio io Poppit. Cioè io faccio la cavia e basta. Sì. Non mi piace più questa idea. Ho cambiato idea. Fermo. Rovini l'opera. Sono fermo. Guardate, io per muovermi devo soltanto saltare così. Fermo. Sono fermo. Ho sete, un po' d'acqua. Acqua. Manca l'ultimo tocco, ovvero un Poppit sulla faccia. Non puoi metterlo sulla faccia, non respiro così. Ah! No! No! Il naso! Vi faccio vedere il risultato finale. Allora, abbiamo qui un esemplare di Marco Poppit. È rarissimo, costa un sacco. Puoi poppargli la faccia, puoi poppargli il corpo. Fino ai piedi, tutto poppabile. Ecco cosa ti dico? Io me ne vado, mi licenzio. Sì, buona fortuna. Dove si va? Stai fermo. Aiuta! Liberatemi. Non vedo niente. Aiuto. Che senso ha essere un Poppit gigante che non puoi fare pop da solo? Liberami, mi sento un verme che ferma così. Fermo! Ok, okay, ti aiuto a metterti a terra. Ok, perché devo andare a terra? Perché così ti puoi rotolare e poppare come volevi. Ah, va bene, ok, ok. Ok, vai giù. Almeno levami questo coso dal naso, non respiro più, mi sta colando tutto. Ok, ok. Mettimi un po' più in fronte. Ah. Buttati indietro, che tanto c'è il divano. Ok, indietro. 3, 2, 1. Quindi, ah! Fai il verme allora. Sì, Rigi. Faccio il verme. Okay. Buttati giù. Ma come? Ci sono 30 centimetri dal divano al pavimento. Ci metto il cuscino. Ok, Buttati che è morbido. Faccio i piedi a terra. L'ho fatto. Hai poppato, l'ho sentito. No, è il mio ginocchio. Non mi piace più questa idea. Me ne vado. Buona fortuna. Pronto da lì. Verso dove? Verso di là. Mima, sei pesante! Ma di chi è stato? Ah, me lo devi pizzicare! Ah! Di Poppo! Ah! Non poppi tanto, devo dire! Non poppo tanto! Tutta questa sofferenza per niente! Non poppa! Mi sa che l'esperimento è fallito! Come è fallito? Ah, un po' sì! Mamma mia, il doppio giro! Poverino, che dite, lo liberiamo? Sa che è il momento. Dai, alzati. E come? Non lo so. Mi sollevo di qua. Ok. Ora? Non lo so. Tirami su. Ok, esci il braccio. Ah, ok, allora. A posto. Hai poppato! Hai poppato! Oh, poppi tantissimo qui. Va bene ragazzi, io direi di concludere qui questo video, così possiamo liberare il povero Marco. Se proverete anche voi a trasformare qualcuno in un Poppy gigante, taggatemi su Instagram perché sono curiosissima di vedere il risultato. Non lo fate, chiamate la protezione civile se qualcuno ve lo fa, è una tortura. Vabbè, voi assicuratevi che l'altra persona sia d'accordo, ovviamente. Comunque il risultato direi che è riuscito a metà, perché forse questa carta bollosa non era proprio quella buona con le bolle super scoppiabili, quindi cercatene una di grande qualità o con le bolle più grandi. Per il video di oggi salutiamo Giulia Scagliarini e Maria Clara Guardabasso. Se ci siete, lasciateci un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Io rimango così? Chi mi libera? Aiuto! Ah!
Aiuto!